UliXS Impact Fund si chiama così il nuovo fondo focalizzato sull'impact investing nei territori italiani presentato da UliXS SGR SPA, ben tre i soci fondatori, ovvero Banca Popolare di Fondi, Supernova e Atec, pronti a dare il via libera ad altrettanti investimenti in favore delle start-up Geoved SRL, Edera Farm e Agrorobotica. La cifra complessiva è pari a 6 milioni 100 mila euro. Stiamo cercando di fatto di finanziare e di supportare attivamente nuove start-up e nuove imprese che vogliono trasformare con l'innovazione il loro modello di business, e stiamo cercando di farlo con una gestione attiva, ovvero supportando attivamente quelli che saranno gli imprenditori che sceglieranno di fare con noi questo percorso. UliXS SGR SPA è stata fondata nell'ottobre del 2019 cogliendo l'esigenza dei territori di creare nuove fonti di investimento volte ad apportare sia risorse economiche sia competenze specifiche al fine di adeguare i tradizionali modelli di business al nuovo scenario competitivo. L'operatività della società è partita nel giugno del 2020 in seguito all'autorizzazione della Banca d'Italia ad operare come gestore di fondi di investimento alternativi di tipo chiuso per il venture capital qualificato. È un'iniziativa che in un momento storico come questo è estremamente importante. Sarà sicuramente difficile, noi tutti ci metteremo del nostro meglio per far sì che raggiungeremo i nostri risultati. La fortuna è che abbiamo un grandissimo team, un grandissimo consiglio di amministrazione, abbiamo degli investment manager molto molto forti, abbiamo tutte le carte in tavola per fare un ottimo lavoro. Ce la metteremo tutta. Il nostro sistema Italia è un sistema estremamente bancocentrico, quindi le banche in qualche modo devono contribuire ad altre forme di sostegno alle imprese. Nasce così l'idea di UliXS, quest'idea che mette insieme una banca, un manager con grandi capacità e soprattutto il know-how di un incubatore di start-up che è Supernova. Mette insieme due territori che sono il territorio di Fondi del Lazio con Milano, dove c'è la nostra altra sede, e mettendo insieme le competenze e l'esperienza della banca crediamo che ci sia un mix che sia un po' un unicum in Italia. Il fondo presentato all'interno dell'auditorium della Banca Popolare di Fondi ha un target di raccolta pari a 100 milioni di euro ed è destinato a investitori istituzionali e professionali. Un occhio di riguardo si avrà per le piccole e medie imprese più innovative localizzate anche al di fuori della Regione Lazio. Noi operiamo nella categoria del finance first, ovvero lavoriamo nell'impact investing, ma prima di tutto dobbiamo fare rendimenti per i nostri sottoscrittori e per i nostri azionisti. Abbiamo accettato di avere un rendimento calmierato a fronte di investimenti che portano benessere sui territori, ma benessere in senso lato significa anche occupazione, significa sostenibilità ambientale, significa rigenerazione urbana. Quindi noi cerchiamo investimenti che siano ambiziosi, ma che portino proprio questi valori, sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, occupazione che è molto importante sui territori e in generale tutto quello che poi è coerente con quelli che sono gli obiettivi degli SDG delle Nazioni Unite. Il campo dell'agritech, il campo in questo senso dell'hospitality e tutto ciò che è innovazione e tecnologia effettivamente sono un po' i settori che stiamo guardando con grande interesse. L'expertise c'è e il nostro amministratore delegato ha un'esperienza ormai pluriennale in questi settori, in questo campo. La banca è una presenza come azionista di maggioranza che dà stabilità alla società e grande sicurezza, quindi crediamo che in tutto questo ci permetta di esaminare anche progetti particolari, innovativi, che abbiano anche un impatto importante sui territori, quindi anche per Sites siamo partiti con piccoli progetti, ma insomma la nostra intenzione è quella ovviamente di crescere e guardare anche dossier più consistenti. UliXS è una grande opportunità che la Banca Popolare di Fondi mette a disposizione dei territori. Tra i primi investimenti in agricoltura di precisione, che è un po' in linea con quelle che sono le direttive che l'Unione Europea ha dato nel famoso Green Deal riportato all'interno della nuova politica agricola comune. Oggi l'agricoltura è un settore che può essere protagonista nella lotta ai cambiamenti climatici e tutto questo deve partire dai territori. Bisogna investire molto in competenza, in innovazione, in ricerca e soprattutto fare in modo che le nuove tecnologie diventino uno strumento per migliorare ulteriormente la qualità produttiva nell'interesse dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Quindi una grande occasione che speriamo possa essere contagiosa e invogliare tanti altri a guardare al futuro in maniera attuale, quindi con l'obiettivo di rigenerare le proprie aziende per affrontare le sfide future che sono ormai più competitive che mai e bisogna mettersi in una condizione tale che UliXS
Ulixes garantisce un affiancamento anche di carattere finanziario, ed è questo il motivo per cui ho voluto dare il mio apprezzamento all'iniziativa della Banca Popolare di Fondi. Ciò a cui si punta è dunque valorizzare specifiche realtà innovative con piani industriali che siano al contempo chiari e ambiziosi. Il management della SGR affianca gli imprenditori nell'indirizzo strategico per abilitare la crescita della business e velocizzare anche il raggiungimento dei risultati attesi.